Pronto? Mi sento. 1, 2, 3, prova. Dopo tutte queste cose serissime, importanti, emotivamente forti, mi mettono così col microfono, vogliono giocare sicuramente. Deve essere qualche scherzo. Bene, ce la farò. Speriamo bene, perché non sono molto abituato a queste cose qua. Allora, partiamo dalle emozioni, perché credo che siano importanti. Abbiamo vissuto un momento molto bello adesso, perché si ricordava un ragazzo che era felice e contento di fare questo bellissimo gioco, che è la pallacanestro. Abbiamo visto dei filmati altrettanto belli, dove attraverso la pallacanestro si fa un percorso e si rendono felici tante persone, perché sperimentano, è un gioco bellissimo. È per questo che noi siamo fortunati, noi diciamo del settore, perché? Perché abbiamo tra le mani il gioco più bello del mondo. Ahimè, è così, è una bella responsabilità per noi allenatori, perché se avessimo un giochino così banale, poteva essere anche semplice, vabbè, e andiamo. Ma il nostro è proprio quello più bello di tutti, ha delle dinamiche straordinarie. Per esempio, a me capita di andare a vedere altre partite, altri sport. Adesso qui meno male abbiamo un sacrosanto, non abbiamo le linee per esempio della pallavolo, no? Io vado certe volte a vedere delle partite di pallavolo di ragazzi molto piccoli e, come diceva Gordon Peterson, Mario, è un bel casino, perché pam 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 ogni volta, qualche volta. Il nostro invece è straordinario, anche quando non si è molto bravi, appena la palla comincia a rotolare qua e via, è uno spettacolo. E ci sono dei dinamismi bellissimi, anche se non siamo direttamente interessati, anche se non gioca mio figlio e mia figlia, ci sono delle dinamiche che ci prendono in tutti noi. È per questo che noi abbiamo una bella responsabilità e possiamo invitare tutti al gioco della pallacanestro come il gioco più bello del mondo. È una responsabilità e per questo non possiamo banalizzarla. Chi sono? Io sono Mario Floris, il mio amico Germano ricordava dei miei trascorsi, perché effettivamente qui uno si presenta al pubblico e dice: ma questo chi è? Giustamente, questo chi è? Anche perché io adesso mi interesso veramente di basket giovanile, ma di basket periferico, chiamiamolo così, perché ho scoperto una cosa molto importante, che a furia di voler lavorare solo per l'alto livello, ahimè, qui siamo in un'oasi un po' felice, ma in giro i giocatori se ne vedono sempre meno. E non è sicuramente la responsabilità dei nostri ragazzi, che noi molto facilmente spesso diciamo: ma vabbè, ai miei tempi è che voi non avete voglia di far niente. Quando ero giovane io quando ero giovane più grasso di adesso, per cui non è che posso dire che potevo fare chissà che cosa. Per cui abbiamo, ci colleghiamo alle responsabilità. Io ho pensato bene che forse si può parametrare anche il nostro modo di insegnare a una base della pallacanestro un pochino più ampia. Per cui la pallacanestro può essere veramente un gioco per tutti. Cosa voglio dire? Voglio dire che le dinamiche del gioco, le abbiamo viste anche da lei, se spiegate bene, possono veramente dare delle risposte importanti a tutti. Tant'è che tanto mi sono convinto di questa cosa qui, che un'altra delle cose che faccio adesso è lavorare con dei bambini e dei ragazzi meno fortunati. Per esempio, alcuni di loro hanno il problema dell'autismo, seguo delle scuole e dei gruppi di bambini autistici, ne ho circa 35 a Modena e un'altra decina a Massa. E alcuni di questi con i quali ho fatto un percorso ormai di 8 anni, credetemi, giocano,
fanno delle partite vere e proprie. E quando entrano nello spogliatoio e mi accorgo che ognuno di loro si fa la doccia da solo e ha raggiunto delle autonomie proprio servendo degli strumenti che la pallacanestro ha, veramente ho chiuso il cerchio. Veramente questo è un gioco che può essere adattato per tutti. E subito ho scoperto la cosa più importante per noi allenatori: non si finisce mai di imparare, perché io ero convinto e davo una serie di cose per scontate, di saperle tutte, di saper istruire, di saper fare, e ho scoperto che non è così. E tra le mie ricerche, ed è l'inizio proprio della lezione di oggi, ho trovato un sito che diceva una cosa che mi ha subito colpito e credo che debba essere alla base del lavoro di oggi che noi proveremo a fare qui, ma del lavoro di noi allenatori. E il sito era l'arcobaleno dell'anima. La frase in oggetto è: se non imparo come tu mi insegni, insegnami come io imparo. Credo che questa sia la chiave del nostro lavoro. E cominciamo il nostro lavoro. Perché la prima operazione che dobbiamo fare oggi, invece di essere troppo critici nei confronti dei cosiddetti ragazzi di oggi, è provare a guardarli in faccia e a contestualizzare il nostro lavoro. Chi sono? Cosa fanno? Quali sono le dinamiche di vita che hanno? Come apprendono? Come imparano? Noi, ahimè, viviamo un periodo molto difficile. Abbiamo una scuola di formazione in Italia molto importante. Tanti dicono che è la più importante al mondo. Spesso ci autocelebriamo rispetto a questa cosa qua. Io credo che la scuola di formazione, per essere veramente importante, deve essere una scuola di formazione inclusiva. Ho la sensazione che troppo spesso le mie capacità, le capacità di un mio collega, vengono valutate in riferimento alla condiscendenza di un pensiero unico, e mi spaventa la cosa. Io, proprio attraverso il lavoro con i ragazzi autistici, ho scoperto profondamente l'unicità di ciascuno. Non c'è la possibilità di un abito a taglia unica, non c'è un'esclusività di bianco o di nero. Ci siamo distratti, viviamo in un mondo tridimensionale, non si può pensare che tutti possano essere istruiti allo stesso modo. Bisogna avere la pazienza e il coraggio di una vera rivoluzione culturale. I ragazzi vanno osservati con attenzione, bisogna percepire la loro capacità e il loro modo di apprendere, e da quel momento in poi il mio compito principale non è quello di dispensare verità, ma è quello di essere un facilitatore di apprendimento. Io devo rendere questo gioco fruibile.
e devo fare in modo che la bellezza del gioco venga vissuta dai ragazzi nel modo più naturale possibile. Attenzione, perché qualcuno potrebbe pensare che questo è un'azione di semplificazione, di banalizzazione. Assolutamente. Le dinamiche del gioco vanno approfondite e io devo sviluppare una mia competenza che mi permette poi di facilitare il lavoro nel percorso di apprendimento. Ho provato a riflettere un po' sull'allenatore, l'allenatore istruttore. Facciamo di queste campagne per cercare di... Allora ho fatto un po' una sintesi, che è anche una sintesi delle mie esperienze di vita, e ho provato a immaginare questa cosa qua. L'allenatore e l'allenare è un po' un'arte, secondo me. È come un'arte, ma arte, e allora mi sono passati i metodi proprio velocissimi nella testa. L'arte come artigiano, le vecchie officine, dove in pratica, volenti o no, si dispensavano occasioni di prova, occasioni di presa di posizione, tutti potevano provare. Adesso troppo spesso, non che siano delle cose non importanti, lo sono, siamo preoccupati dell'aspetto esteriore, dell'aspetto estetico, no, la pratica. Troppo spesso noi abbiamo la volontà di applicare delle teorie alla pratica. No, io non sono d'accordo. Bisogna fare esattamente il contrario, secondo me. E attenzione, ve lo dico subito, non è una verità assoluta, è quello che io faccio tutti i giorni. Parto da una pratica viva, reale, per provare a costruire dei percorsi istruenti. E anche il linguaggio che si usa non può essere omologato. Ma noi come pensiamo di poter allenare se la preoccupazione più grossa, passatelo, non voglio essere qui, è continuamente che la nostra pallacanestro è diventata prendere vantaggio, mantenere vantaggio, concretizzare il vantaggio. Perfetto, sono cose che nella pallacanestro sono sempre esistite. Il problema è che anche la verbalizzazione ha dei problemi di tempo. Il mio tema di oggi è sincronia spazio-temporale. A un mio ragazzo che doveva lavorare di lato debole in difesa sul movimento della palla, io gli ho chiesto: scusa, ma te adesso cosa devi fare? Ah, beh, mentre la palla sta cercando di prendere un vantaggio, io mi sposto, così quando la palla si sposta sono pronto ad evitare che lui mantenga il vantaggio. E così di seguito. E mi ha fatto una bella storia, la sapeva tutta, ero quasi sconcertato. Il problema è che nel frattempo avevamo fatto già tre campi e l'azione era già finita. I tempi e il ritmo del gioco non possono essere figli di un'omologazione anche nel linguaggio. Per cui io credo che bisogna trovare delle strategie di comunicazione pratiche, d'accordo, per fare in modo che i ragazzi abbiano dei tempi di gioco abbastanza chiari e immediati. Per cui l'arte dell'artigiano, l'arte di mettere in campo
dei percorsi, delle opportunità perché i ragazzi imparino, l'arte di utilizzare il fondamentale come risposta a un bisogno per risolvere il problema del campo. Per cui il fondamentale diventa funzionale, non è qualcosa di astratto, è qualcosa di estremamente pratico. Così come ci sono alcuni aspetti insindacabili a cui secondo me non si può venir meno. Io 3 o 4 anni fa ho fatto un clinic insieme a un collega bravissimo che ha fatto tanti studi anche di coaching, tant'è che a me mi ha detto: ma te hai fatto un coaching? No, è così. Io sono rimasto subito: no, io non ho fatto niente, io ero qua. No, dice: te hai fatto un coaching? Dico: perché? Ha detto: perché tu usi delle strategie che... Ha detto: guarda, veramente io, mio padre era un contadino, io sono vissuto un po' così alla buona, cercando di capire dei meccanismi molto più naturali. E poi è rimasto sorpreso perché a un certo punto io ho usato un termine: prontezza. Quando ho usato il termine prontezza è rimasto sconcertato. Dico: cos'è straordinario? Io dico, gli ho detto, secondo me è il fondamentale più importante della tua carriera. Come? Il fondamentale più importante? No, sarà ben più importante il team. No, per me quello più importante è la prontezza. Perché bisogna essere pronti. E la prontezza va allenata. Perché se non siamo pronti, non si può giocare. Ci sono tante posture. Facciamo delle prove adesso subito con i nostri uomini. Facciamo un applauso perché loro così. Sono già, vedete, dei giocatori bellissimi. Ciao! Mario. Beh, la cosa che mi ha sempre incuriosito, no? È che quando sono cresciuto io, siccome c'erano pochissimi palloni, appena l'allenatore diceva: pronti, via, si gioca, si schizzava come delle ire. Adesso, dai ragazzi, bellissimo, sono splendidi. Un pallone a testa, se lo coccolo, è una bella cosa, non è che dobbiamo vivere di ricordi negativi, però un minimo di prontezza non guasta. Adesso voi fate finta che tornate un po' di là, va. Tenete presente che con loro ci siamo allenati 2 giorni di seguito per provare queste cose. Avete visto loro come sono bravi? Lo fanno proprio, cioè sembrano veri, sembrano veri. Attenzione, pronti ragazzi, 3, 2, 1, via, andiamo nel campo, dai. Ma sapete perché? Adesso abbiamo forzato un po' la mano, bravi, siete straordinari. Perché vengono nel campo a fare la cosa che per loro è la più bella di tutte. Vengono a giocare a pallacanestro. Per cui già da subito, per esempio, a me piace che loro comincino a familiarizzare con la palla. Vedete che loro sono dei ragazzi belli, grossi, e prendono la palla come se fosse un orsetto da accarezzare. Sembra mio figlio, no? A 5 anni, oh, che bella sta pallina! Provate a prendere la palla per provare a giocare a basket, ok? Prendetela forte, pronti anche come posizione del corpo, pronti a giocare. Giustamente mi guardano strano, capito questa cosa? Perché? Perché giustamente loro dicono: ma cosa stiamo facendo? Allora
creare consapevolezza, dare una consegna che li metta nella condizione di capire. Allora la cosiddetta posizione di prontezza, io dico, ragazzi, mettetevi in modo tale che quando io dico via, in palleggio, vince chi arriva prima alla linea laterale. Siete pronti? Pronti per questa gara qui? Pronti? 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 Via! Eccoli là, ok. Abbiamo dato un'idea, abbiamo dato una consegna rispetto alla posizione. Adesso è troppo semplice, perché se dovete essere pronti ad andare di là alla massima velocità, è facile. Usain Bolt si mette in posizione e va più veloce degli altri. Dovete essere pronti anche a saltare, a fare un passo avanti, a tornare. Qualsiasi consegna io vi dico, siete pronti? Saltate! Qualcuno non era proprio prontissimo. Pronti? Saltate! Saltate! Corro avanti! Arresto! Saltate! Giro indietro! Giro indietro! Giro indietro è un po' impegnativo, eh? Giro indietro, voi per carità, volete provare anche voi? Fare il giro indietro è un po' impegnativo. Attenzione, perché posso dare delle indicazioni di questo tipo per verificare la prontezza, ma anche indicazioni di tipo sonoro. Siete pronti? Quando io batto le mani, lanciate la palla in aria, battete le mani e andate a prendere. Siete pronti? Palleggio avanti! Arresto! Giro indietro! Palleggio avanti! Arresto! Saltare! Subito! 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 Ok, molto bene! Venite più avanti rispetto a loro! Questa cosa qua è apparentemente molto banale, Essere pronti è fondamentale. Sapete quante partite si perdono? Perché lì, sulla linea del tiro libero, quando si deve stare in posizione, io ho provato a guardare in giro, c'è sempre qualcuno che un po' si scaccola, qualcuno che si mette a posto di giù, entra all'altra, canestro. Era pronto secondo voi? Vi faccio un altro esempio. Secondo voi, è possibile che in Eurolega, da tiro libero segnato, si subisca con il contropiede contro zero? Sapete quante volte è successo? La prontezza è una cosa che riguarda tutti, non solo i ragazzi, non solo i bambini, tutti. Bisogna essere realmente pronto. E la prontezza è qualcosa che riguarda tutta la persona. Ok? Attenzione adesso. Un'altra grossa scoperta, ahimè, della pallacanestro di oggi, che per me è vecchio e è un problema, è che bisogna guardare. Ah, come si dice, bisogna guardare. Ma guardare che cosa? Per cui bisogna già da subito imparare ad avere degli indicatori per poter guardare. Prego. Mettetevi intorno al cerchio, grandissimi, intorno, molto bene. Scegliamo, ricordo il tuo nome, Andrea, perché è bello grosso alto, che ci dà una mano in questa cosa qui.
Assolutamente Andrea può essere un collaboratore, un istruttore. State pronti a partire? Pronti per palleggiare? Ricordarsi, quando io do il segnale di via, ognuno di voi in palleggio deve andare a toccare una linea che trova nel campo, che non sia quella di centrocampo. Sempre guardando Andrea che tiene la palla su in alto per mesino. Andate a toccare la riga, tornate di qua e via di seguito. Ok? Proviamo. 3, 2, 1, via! Via si ritorna, si riva, dai, andiamo di seguito, vai, andiamo, vai, via. Ok, stop. Ogni volta bisogna cambiare riga. E soprattutto avete visto, perché l'osservazione è importante, molti di loro hanno dei movimenti un pochino rigidi, eh? Io prima gli ho detto, voi fate vedere agli altri allenatori che veramente avete difficoltà, così io posso dire, vedete che c'è questo primo problema, provate a correre normalmente, per cui se devo andare forte di là, corro forte sempre guardando lui. Proviamo. Via, vai. Bene, vai. Via, molto bene, vai. Prova, prova, prova. Vai. Molto bene, prova. Ok, stop. Ma stiamo guardando tutti realmente. Attenzione, perché quando lui adesso farà così, anche voi saltate, se fa così, fate un bel arresto e poi fate una partenza in palleggio. Se lui invece fa così, andate giù, vai giù col corpo, siediti per terra, siediti per terra, rialzati velocissimo e riprendo il gioco. Ok? Pronti? Via! Occhio! Andiamo, vai, 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 forza rapido, molto bene, giù, via, vai, palla, andiamo, vai, forza, via, vai, via, ok, ok, stop. Siamo in una fase attivante, è prontezza, guardare. La cosa si può evolvere, adesso vi mettete a coppia, uno con la palla, l'altro senza, e ti metti di spalle, quello, tu giri di sempre là, tu la palla la poggi di là e vieni di qua con lui. E così gli altri, vi mettete a coppia, uno con la palla, uno senza. Ok? Vieni, di spalle. Oh, sempre intorno al cielo. Perfetto. Se te accorgi così, la palla la dai a me, l'altra, bene, ok, siete pronti, uno, due, quello che è, senza la palla, dietro. Allora, proviamo con voi due, quando io dico via, adesso, i giocatori con palla entrano dentro l'arena, che è quella, ok, in palleggio, cosa dovete guardare? Dovete provare a continuare a guardare questo pallone qui che io vi metto qua adesso e cominciare ad entrare in un rapporto di collaborazione col vostro compagno. Proviamo con loro due prima, guardate, tu devi fare quello che si faceva prima in palleggio, vai a toccare la riga, tu stai palleggiando, via, vai bene, tu vai a toccare la riga, guardalo perché appena ti fa vedere le mani e le devi passare, ok, via, e devi fare l'arresto, fai l'arresto, bene. Attenzione, sono già molto bravi loro, primo giorno avanti ieri siamo andati così così, oggi sono già perfetti. Se te esci su questo lato, tu strappi a parte il palleggio di là e tu vai a toccare, tu sei pronto, fai vedere le mani, vieni avanti a fare l'arresto del campo. Vediamo, vediamo, subito pronti, forza questa.
bene e difendi. Con vicini attacchi te, vai, via! Vai! Corri che presa! Cambio, bianca, vai! Vai! Via! Subito! Vai! Stop! Vedete che in un contesto poco organizzato fanno fatica a impedire alla palla di superare la metà campo. Dovete occupare gli spazi. Intanto abbiamo detto, se c'è un tiro c'è un rimbalzo, ma il rimbalzo deve essere aggressivo, perché se è una finta di rimbalzo la difesa prende facile il rimbalzo ed è in vantaggio per andare dall'altra parte, per cui la prontezza deve essere immediata. C'è un tiro, altre soluzioni, penetrazione, spaziarsi. Altra soluzione, la palla crea, muoversi per dare fluidità al gioco, perché ci sia continuità nel gioco. Ultimissima, la palla a un certo punto, prima di essere passata, veramente, si ferma. Cosa succede quando la palla si ferma? Cosa succede con la palla? Provate ad andare a liberarla, vi dovete muovere per fare in modo che la palla venga passata e si sviluppi il gioco. Proviamo? Via, vai! Via, vuoi la palla? Vai! Vai! Rimettiamo la palla là. Chi è che è uscito? Ha fatto un bel tiro qua. Era pronto per fare un tiro. Eri pronto. Vedete che adesso noi non ci conosciamo veramente, tu eri un bravissimo giocatore, un bravissimo ragazzo dietro, ma l'idea per sviluppare una prontezza reale e quando lui va a prendere questa palla ha nei suoi occhi, nel suo fegato, il canestro, per cui devo uscire con l'idea che devo fare un tiro. Vedete che piano piano sviluppiamo delle competenze che sono indispensabili. Non so se li avete osservati, io allora non ho dato grandi consegne prima per un motivo importante, perché volevo metterli alla prova un po' rispetto alla loro bontà. Loro sono dei bravissimi ragazzi, però attenzione, ogni volta che muovo la palla la devo muovere con l'idea che devo fare gol, ok? Altrimenti la palla si pesta anche passandosela gli uni con gli altri. Allora si può giocare a pestare la palla o a passaggi. Allora facciamo il torello che va benissimo. Ogni volta che la palla si muove deve essere mossa con l'idea che devo fare gol. Ok? Proviamo. Via. Vai. Eccolo là. Guarda questa palla. Palla, palla,
Ok, stop. Li abbiamo fatti giocare provando di dare qualche idea. Poi voi capite benissimo che uno sviluppo di questa cosa qui di sincronia tra l'uno contro uno con palla e l'uno contro uno senza palla va definito a seconda delle esercitazioni, dicendo la palla, ripeto, può tirare. Poi dopo ci sono, c'è il rapporto di quelli senza la palla. Cosa fa quello senza la palla? Abbiamo detto, nel caso del tiro può andare a rimbalzo oppure può creare equilibrio. Nel caso di una penetrazione si può spaziare dietro, sopra, alle spalle oppure sugli angoli opposti. Ogni allenatore fa le sue scelte, sicuramente conterà molto dove è il difensore e cosa fanno i difensori. La palla è ferma, mi muovo per, la palla deve essere passata, mi smarco, gioco uno contro uno senza la palla in mano. Adesso si vedono dei parziali interi di partita anche ad altissimo livello in cui ce n'è uno che gioca e gli altri che guardano senza aver pagato il biglietto. Per me che sono un povero mortale, che per vedere una partita devo pagare un sacco di soldi, mi fa anche incazzare questa roba qua. Allora sarà che gli allenatori fanno delle scelte molto rocambolesche, poi soprattutto però quando il punto di arrivo non è mai un canestro, allora che a me vengono in dubbio. Ok? Allora dico, mi muovo, ci deve essere un movimento che per cui la palla deve avere un senso nel suo sviluppo. Allora tieni qua con la palla. Per esempio, tu devi vuoi assolutamente prendere una palla. Palleggia, muoviti per prendere la palla. Va, beh, palla qua. Nella mia idea, tu non devi mai fare prendere la palla. Per adesso, E poi dopo altrimenti i ragazzi sono già, io gli faccio una battezzata. Non prende mai la palla, vai. Benissimo, perfetto. Stessa cosa sull'altro lato. Bella palla, proviamo, vai. Non prende mai la palla. Riprova. Vai, via, vai. Eccolo là. Ok, no. La collaborazione, vedete, nasce spontanea. Allora, se c'è un aiuto, tu proverai a fare che cosa? Ad attaccare per battere questo aiuto. Anche strategicamente, per esempio, a me non è mai piaciuto dire punire l'aiuto. Ma perché si deve punire un aiuto? L'aiuto si batte. Perché quando siamo in difesa, noi gli dico aiuto, e no. E se l'aiuto poi mi punisce. Sono eventualmente delle cose molto, però credetemi, è importante che con loro abbiate un rapporto molto schietto. Battere gli aiuti, attacca lo spazio giusto, non stare fermo, e tu su quella palla là dobbiamo fare un canestro insieme, ok? Perché ho detto questo? Perché non voglio che venga fuori l'idea che il passaggio non è un fatto etico. Perché sembrerebbe spesso che passare la palla è per far giocare tutto. Molto spesso si parla in modo filosofico. Il passaggio deve essere qualcosa per ottenere un risultato insieme, non perché così siamo più bravi, perché la passiamo anche a lui. Perché bisogna fare il passaggio quando c'è, alla persona giusta che si è spaziata nel modo giusto. Adesso facciamo delle esercitazioni semplici per vedere come si possono migliorare queste sincronie, d'accordo, giocando con tutti i ragazzi. È chiaro? Bene, cominciamo da uno facile facile, un pallone a testa, velocissimo. Una fila qua e una fila là, velocissimo, andiamo. Giustamente io ho pensato, vado dal Germano e ci sono 50 assistenti,
Per cui Germano per un secondo mi presta due collaboratori. Due. Uno si mette qua, un altro ce l'abbiamo. In prestito, proprio, e tu vai giù. Di là, in alto, bravo. Ci siamo allenati, abbiamo fatto, abbiamo capito, vogliamo lavorare un po' sulle sincronie. Allora, passaggio. Beh, tu vuoi giocare con lui, vero? Non puoi giocare con due palloni, allora cosa farà? Lo passi a lui, bravo, e sei pronto per giocare. Noi cominciamo a dare un input di collaborazione, per cui diciamo, se la palla è disponibile per me, io vado per prenderla e per portarla nel canestro, per cui gioco uno contro uno senza la palla. Se non è in disponibilità immediata, provo ad attaccare nell'angolo opposto, ok? Per cui vado nell'angolo, tu provi, ti muovi per la passata, la prendi per prenderla, la strappi e la porti nel canestro. Vai, vai, massima velocità, vai nel canestro. Per adesso non passiamo, dopo. E poi dopo, questa è un'idea, torna di là, ridai la palla, prendila, tu l'hai fatta, penetra bene, la puoi passare, benissimo, ok, torna a posto. Attenzione, se tu vai a canestro, ok, siccome noi vogliamo creare tante possibilità di gioco e si continua a giocare, dagli la palla, vai a canestro, vedi che si apre uno spazio aperto, vai a prendere la palla dall'altro coach, velocissima, fai arresto e tiro, uno, arresto, tiro, perfetto, poi dopo attaccate contro l'altro canestro, tu vai in palleggio con la mano destra là, tu vai in palleggio con la mano sinistra là, e tanto gli altri stanno giocando, piano, 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 piano. Giustamente, giustamente, dovete pensare, 40 assistenti, hai detto prima che bisogna fare la pallacanestro per tutti, uno è nella sua palestrina da solo, giustamente. Allora, oltre a aver chiesto due istruttori, chiediamo in prestito anche due sedie. Eccole qua. No, no, per adesso, dopo gli altri due. Allora, vedete che le sedie sono sistemate dove erano sistemati i nostri coach, ok? Per cui stiamo superando la metà campo, il palleggio con la mano sinistra, vedi? No, c'è un compagno libero, cambio di mano. Vai a prendere la palla di là e giochi uno contro uno, se te la passa tu vai di là, prendi la palla e giochi uno contro uno, perfetto, ok? Attenzione, facciamo in fretta per andare rapidi nello sviluppo, perché tornate con due, se te abbiamo detto vai al canestro, poi tu incroci, dai la palla, dai la palla, benissimo, la palla ce l'ha tu, abbiamo detto che se lui va a canestro, vai, tu vieni forte in mezzo, prendi la palla, bene, a chiudere, perfetto, se lui invece torna a posto, ti dai la palla, vieni, attacca, vai là, vieni, passaggio, benissimo, attenzione, bravo, allora, qui lavoriamo anche per migliorare una posizione interna, uno contro uno, puoi giocare a seconda dello scarico, continuando il movimento, puoi anche sbracciare, prendere la posizione. In questo momento a me questa cosa non interessa tantissimo, mi interessa che voi troviate questa continuità nelle cose, ok? Proviamo, di là e lui va dalla parte opposta, siamo pronti, proviamo a vedere quello che succede, 3, 2, 1, via, vai, vai, 1, vai. Eccolo là, via, forza, gli altri che partono, vai, via, andiamo, via, su, andiamo, vai, 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 via, vai, 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 pronto, vai, via, su, andiamo, vai, vai, ecco, guarda un po' la sedia, il compagno è libero là, vai, attacca lontano, vai.
Attenzione, davanti alla sedia, arresto. Davanti alla sedia, arresto. Strappare la palla non è un orsetto da accarezzare. Ok? Attenzione. Quando è che parte il compagno? Quando il compagno è libero. Per cui appena il coach non ha la palla, per cui dovete guardare, dovete essere pronti per prendere l'iniziativa e guardare. Ok? Venite tutti qua. Molto bene. Bravo. Facciamogli un applauso. È perfetto, va benissimo, perché altrimenti tra 3 minuti sarebbe arrivata anche la telefonata di mia figlia, perché lei lo sa che nonostante io sia uno di quelli che dice bisogna stare attenti a non usare troppe parole, a non chiacchierare tanto, io mi emoziono per poter comunicare con voi, tanti di voi sicuramente sono degli allenatori molto più bravi, però per me è importante ogni tanto farvi vedere le cose che faccio, così abbiamo l'opportunità di parlare, se qualcuno è interessato lo possiamo fare. Queste sono le cose che io faccio quotidianamente, non che così come le faccio con teatro, queste legate delle piccole idee su cosa faccio quando la palla fa una cosa, quando una, e provo a mettere dentro un sistema di lavoro dove i ragazzi possono sperimentare tantissimo. Nonostante loro siano già abbastanza grandi e bravi, avete visto che ancora fanno fatica ad autoallenarsi. L'obiettivo del nostro intento, proprio del nostro patrocinio, è proprio questo, renderli capaci, soprattutto rispetto al proprio corpo e rispetto a se stessi, di essere i migliori allenatori di loro stessi. La capacità di stare là con quell'idea o con quell'intento là. Io spero di avervi dato un piccolissimo contributo al vostro percorso di allenatore, l'idea soprattutto che non si finisce mai di imparare. Io anche oggi ho imparato tanto da questi ragazzi qua, perché ognuno di loro mi ha dato qualche piccola illuminazione, perché domani quando torno a casa su qualche ragazzo o su qualche ragazza devo stare più attento nella consegna, perché ho visto che anche loro, nonostante abbiano grande tempo dedicato, ci dedicano, se non stiamo attenti certe cose possono sfuggire. Forse qualcuno di voi avrà sentito in giro che io sono un po' eretico, un po' particolare. Non è assolutamente vero, d'accordo. Non vado semplicemente a dire quello che si deve fare, vado a dire quello che faccio. Se per voi è bello, va bene. Se per voi è un motivo di poter collaborare anche a distanza, nel senso proprio non messa in discussione, voi mi volete dare un input, speditemelo, io sono contentissimo, perché voglio sempre imparare e fin da quando ero piccolo. Vi auguro buona pallacanestro a tutti e speriamo di rivederci. Ciao! Ah, sì.
se qualcuno di voi vuole fare qualche domanda, io ci sono, magari, perché sarà la scuola crazy, siccome lui mi ha fatto così, ho detto, vabbè, allora se ne deve andare. Qualcuno ha qualche curiosità particolare? No! Perché tutti quando fanno questa domanda ti speriamo che non mi chiedi neanche nessuno. No, no, a me fa piacere se vuoi. Va bene, Germano, ciao! Grazie!